Ciao, oggi parliamo di matematica e lo facciamo con un utilissimo strumento che trovate su OneNote di Office 365. Vediamo cosa possiamo fare. Una volta loggata al mio account, clicco su OneNote, mi creo un blocco appunti che chiamo matematica, una sezione che chiamo equazioni e quindi una pagina che posso chiamare lineari. Qui vado a selezionare lo strumento penna e scrivo la mia equazione lineare, ad esempio 3x più 5 uguale a 10. A questo punto, con lo strumento di selezione, vado a selezionare la mia equazione e clicco sullo strumento matematica. Nel riquadro a destra ora posso selezionare un'azione. In questo caso clicco su risolvi per x e mi viene proposta la soluzione. Il bello è che posso vedere anche i singoli passaggi, basta cliccare appunto su mostra passaggi. Per un esercizio un po' più complesso posso lavorare anche tranquillamente con equazioni di secondo grado. Ad esempio mi creo una nuova pagina che chiamo di secondo grado, scrivo la mia equazione y uguale x al quadrato più 3x più 2. A questo punto, come prima, la seleziono e clicco sullo strumento matematica. Anche in questo caso trovo la mia equazione scritta a destra dello schermo e posso scegliere un'azione per risolverla. In questo caso sceglierò un'azione diversa perché voglio tracciare il grafico della mia equazione. Ecco qui, in pochi secondi ho creato il grafico della mia equazione di secondo grado. Bello questo strumento, vero? Vi ricordo che Office 365 è gratuito per tutti gli insegnanti e tutti gli studenti. Se volete provarlo, trovate tutte le istruzioni per l'attivazione di Office 365 Education nel testo che accompagna questo video. Ciao!